Una sfida tra vicini di casa del Basso Lazio che si gioca in Campania, una sfida che si gioca in condizioni atmosferiche al limite tra il freddo e il fortissimo vento che potete intuire e dal ritorno audio e dalle immagini che vi sta fornendo Nicola Dell'Anno. Siamo a San Castrese, siamo allo stadio d'Arcangelo di San Castrese per la 24esima giornata del campionato di promozione laziale, girone D. È anche difficile parlare, Nicola, mi riferisco ovviamente all'operatore di Telegolf RTG, sarà difficile proiettarvi le partite, poter parlare, poter seguire la partita, e sarà difficilissimo per i 22 in campo gestire il pallone, perché al momento si gioca, nonostante le fortissime folate di vento che penso superino i 50-60 km orari, però non è un vento, ecco, per esempio adesso per me è risultato difficile parlare perché è arrivata una folata di vento direttamente in faccia ed è molto difficile riuscire a proseguire nel discorso, ma come vi stavo dicendo ci sono delle folate, non è un vento continuo, quindi l'arbitro ha deciso di cominciare almeno l'incontro, poi si vedrà nei prossimi minuti. Secondo noi siamo veramente al limite, forse siamo oltre il limite delle condizioni in cui si possa giocare una partita di calcio. Amiche ed amici di Telegolf RTG, comunque buona domenica, buongiorno da Vito Coppola. Andiamo alla lettura delle formazioni mentre c'è il controllo solito delle porte da parte dei due assistenti dell'arbitro, che sarà il signor Emanuele Waldman della sezione di Frosinone, coadiuvato da Caputo di Latina e Martino di Cassino, le due formazioni con il suo Terme Castelforte Minturno che scende in campo con Venditti, Andreoli, Franco, Mastroianni, Petrillo, Zamparelli, da Battista, Pirolozzi, Cellenelli, Martino e Noli, in panchina mister Pernice porta con sé Perillo, Zolla, Rossi, Grimaldi, Signore, Ruggeri, Feola e Lonardo. Risponde la Mistral Città di Gaeta con Cenerelli tra i pali, Siniscalchi, Impesi, Marchetti, Mattia Mastroianni, Schettino, Emma, Carnevale, Marciano, Infimo e Vuolo. In panchina mister Gesmundo porta con sé De Bonis, Bernesi, Castiglio, Vitale, Leccese, Esposito, Mariniello, Cerasuolo e Bruni. Intanto ancora bisogna cominciare, ancora c'è un controllo ulteriore, non so se il buon Nicola è riuscito ad inquadrare gli striscioni degli sponsor qui al D'Arcangelo di San Castrese, che sono assolutamente stati abbattuti dal vento, quindi probabilmente si sta aspettando qualche attimo perché anche nelle porte c'è qualche problema, ci sembra di capire nella porta alla destra dei vostri monitor e teleschermi, la porta che sarà difesa da Venditti in questi primi 45 minuti, e intanto continuano a riscaldarsi le due squadre, sono entrati in campo i giocatori tremanti dal freddo, perché se è vero che le temperature sono quelle invernali, sono quelle del gelo che è calato sul centro-sud in questi ultimi giorni, è anche vero che il fortissimo vento dà una percezione del freddo ancora superiore, quindi è chiaro che diventa difficile, molto difficile il controllo del pallone, ma qua sembra che il controllo del pallone sia l'ultimo dei problemi tra freddo e anche i nostri problemi per quanto riguarda la troupe di Telegolfo nel trasmettervi la partita, così come da impegni presi. Intanto c'è l'arbitro che sta controllando la sistemazione della bandierina, quindi addirittura siamo a questo. Io non credo, ecco, questa è un'altra folata violentissima di vento proprio mentre si cerca di piazzare la bandierina, che lo stesso vento ha scaraventato a terra, insomma diventa così difficile dovervi raccontare quello che accade. Ecco, bruttissima folata di vento e adesso impossibile
per continuare a parlare, tanto per farvi dare un'idea di ciò che sta avvenendo qui al D'Arcangelo di San Castrese. Tra l'altro, Nicola Dell'Anno, dovremmo chiedere a Giuseppe Capuano, il nostro direttore, comunque un'assicurazione per danni, perché cioè, se domani noi ci dovessimo svegliare con l'influenza, insomma, in qualche modo dovremmo essere risarciti per tutto questo. Scherzi a parte, è chiaro che secondo noi, ribadiamo, non sussistono le condizioni per cominciare il match. L'arbitro ha deciso da regolamento di cominciarlo, anche se il regolamento prevedeva in casi estremi, e secondo me eravamo all'interno di questi casi estremi, di scendere sul terreno di gioco almeno con i due capitani, fare un sopralluogo per controllare e accertarsi che ci fossero le condizioni per poter giocare, per poterla cominciare. Questo controllo non c'è stato, tant'è che addirittura la bandierina del calcio d'angolo si è staccata proprio tra la discesa in campo delle squadre e l'inizio della partita stessa. Tra l'altro adesso bisogna far qualcosa per questi striscioni che potrebbero ritrovarsi sul terreno di gioco da un momento all'altro. Insomma, ritardi su ritardi, non si comincia. Già da più di 5 minuti vi stiamo raccontando ciò che sta accadendo qui al D'Arcangelo di San Castrese, però non vi stiamo raccontando ovviamente di azioni da gol, perché la palla ancora deve muoversi dal dischetto di centrocampo per il primo pallone che sarà giocato dalla Mistral Città di Gaeta, che agirà in questi primi 45 minuti dalla sinistra alla destra dei vostri monitor e teleschermi. In completo blu con inserti gialli risponde in divisa completamente gialla con inserti azzurri e invece il Suyo Minturno. Intanto vediamo, c'è l'arbitro che va a parlare in questo momento con Carnevale, probabilmente chiedono spiegazioni anche ai calciatori perché hanno finito di fare il riscaldamento, hanno posato il pallone aggiuntivo, quindi dovrebbe essere, diciamo, tutto pronto per l'inizio del match. Difficile ancora con questa folata di vento poter continuare il discorso. Insomma, noi non sappiamo cosa stia attendendo il direttore di gara e per far cominciare la partita e per controllare che in qualche modo il pallone rimbalzi e che ci siano le condizioni per poterla giocare. Vi assicuro che al momento il pubblico qui presente sta abbandonando la tribuna, perché è assolutamente impossibile riuscire a rimanere fermi. Noi lo stiamo facendo per dedizione al lavoro e per l'impegno con voi di Telegolfo, altrimenti avremmo abbandonato anche con piacere, direi, la tribuna anche noi. Sembra che sia tutto pronto per cominciare il match, la palla non si tiene sul dischetto, questo dovrebbe essere già un segnale, comincia la partita e questo è un dato di fatto. Non sappiamo se verrà portata a termine oggi, abbiamo dei dubbi, a meno che il vento non decida di darci a tutti quelli arrivati qui a San Castrese di appunto darci una tregua e farci poter godere, farci godere della partita. Ecco, calcio di punizione, il pallone si ferma, pallone in avanti, colpo di testa di Cenerelli che ha provato una sponda per Battista, pallone recuperato da Franco, da Impesi, poi pallone sul fondo, anzi in fallo laterale. Dobbiamo far silenzio in alcuni momenti con le folate, diventa molto difficile perché abbiamo proprio il vento contrario alla nostra postazione. Attenzione, il liscio in questo caso di Impesi con Mastroianni che fa buona guardia con il cross tentato da Cenerelli, ci sarà il primo corner dell'incontro in favore del Suyo Minturno, ma come avete potuto vedere questa azione è nata dopo un minuto di gioco con il liscio di Impesi dovuto ovviamente al vento che ha deviato il pallone. L'arbitro ferma il gioco al momento, non sappiamo cosa stia guardando perché è qualcosa che sta avvenendo proprio sotto la nostra tribuna. Non credo che stia aspettando per valutare, forse si è staccato qualcosa dalla tribuna. Adesso l'arbitro dice che si può iniziare con questo calcio d'angolo col pallone che lo stesso giocatore del Suyo Minturno fa fatica a mantenere fermo. Battuta del corner, parla dentro sul primo palo, poi resta lì, sbroglia in qualche modo la Mistral con il vento che ha fermato letteralmente il pallone. La palla però è uscita, ha detto il primo assistente, anzi il secondo assistente dell'arbitro, Giovanni Martino, della sezione di Cassino, e quindi si riprenderà con una rimessa dal fondo. Cenerelli
portiere della Mistral, due Cenerelli, due Mastroianni. Allora andremo a chiamare Simone, quello del Suio, e Mattia, quello del Mastroianni invece della Mistral. L'arbitro fischia un calcio di punizione in favore della Mistral, molto molto difficile, a tratti impossibile poter ipotizzare una continuazione del match in queste condizioni. Non è gestito adesso sulla fascia sinistra col tentativo di volo fermato, prova la ripartenza il Suio Minturno, va a sbrogliare una situazione abbastanza complicata, Siniscalchi. Poi ci sono le proteste di Mattia Mastroianni, che forse ha lamentato un intervento falloso precedente a quello poi punito dall'arbitro su Abbattista. Calcio di punizione a favore del Suio Minturno. Potrete notare che all'alzarsi del pallone, nonostante il vento non sia fortissimo in questo momento, la traiettoria venga inficiata parecchio proprio da queste folate. Pallone rigirato da Andreoli verso l'area di rigore della Mistral, poi ribattuta ancora una volta, prova a liberarsi della sfera Carnevale, poi un lancio in avanti, era quasi un tiro che termina direttamente sul fondo. Sarà Daniele Cenerelli a rinviare. Tra l'altro è molto difficile mantenere anche i fogli con le formazioni, con le notizie che riguardano la gara. Ecco il rinvio, colpo di testa da parte di Infimo, che però regala il pallone agli avversari. Martino la mette in avanti per Martino, ben 4 gol consecutivi nelle ultime 3 partite casalinghe del Suio Minturno. Adesso proprio un fallo di mani dello stesso Martino, concede il calcio di punizione in favore della Mistral. Martino molto arretrato sulla sinistra in un 4-4-1-1 difensivo di oggi da parte del Suio Minturno. Ecco, adesso è arrivata una folata bella pesante. Mani Andreoli, molto molto difficile. Attenzione a questo pallone in profondità giocato da Piro Lozzi, che oggi compie 30 anni, quindi auguri a Piro Lozzi. Palla che termina sul fondo con la rimessa affidata all'estremo difensore Gaetano Cenerelli. Di Cenerelli con il pallone deviato dal fortissimo vento. Noi non capiamo cosa stia attendendo il direttore di gara prima di interrompere. No, avranno dei parametri i quali non probabilmente non indichino interrompere in queste condizioni, che secondo me non sono condizioni per giocare a calcio, neanche fare una telecronaca, onestamente. Settimo in corso. Cenerelli al rinvio, deviazione del vento e fallo laterale. Sì, mi mima ovviamente Nicola Dell'Anno di come il pallone sia calato vertiginosamente, come se ci fosse stato un colpo di testa a mezz'aria. Ci prova Vuolo, che poi perde il controllo del pallone, recuperato da Martino, che avanza, la dà sulla sinistra, anzi prova a darla da Battista. Pallone in fallo laterale.
noi osserviamo in queste pause Valman, direttore di gara, per capire, non accenna minimamente a un discorso con le due squadre. Guardate questo colpo di testa, con la palla fermata a mezz'aria, impossibile. Adesso fallaccio di volo ai danni di Andreoli, classe 2001, 2-2001 in campo per il suo Minturno. Andreoli con la maglia numero 2 e Noli con la maglia numero 11. Martino prova una triangolazione, bisogna giocare anche con il vento, guardate qui. Schettino che è costretto a rinviare in maniera completamente approssimativa. Con le mani ci prova Andreoli. Scambiarla con Martino che si deve girare, raddoppio su di lui, l'esterno di Andreoli al centro dell'area con il pallone, provato a gestire lì in mezzo all'area di rigore questo rinvio che doveva arrivare oltre il centrocampo, si ferma sulla tre quarti di testa Franco, poi pallone in avanti gestito, provato a farlo Siniscalchi, ancora il colpo di testa, prova ad andare via, palla al piede, Emma, va Emma, contrato fallosamente da Franco, calcio di punizione in favore della Mistral, si lamenta parecchio il capitano del suo Minturno. Questo calcio di punizione che a questo punto bisogna battere con la complicità del vento e il portiere deve pregare affinché il vento non devii il pallone in maniera netta. Mi fa segno Nicola che il vento tira contrario alla battuta del calcio di punizione. Mi servirà una forza tripla per farlo arrivare verso la porta dei Venditti. Chiaramente facciamo ironia perché non ci rendiamo conto di come sia possibile poter continuare a giocare. Vabbè, comunque si gioca e noi ve la raccontiamo. Tre giocatori della Mistral pronti a battere, pare che però sarà Emma il giocatore che se l'è procurato questo calcio di punizione a provare la battuta verso la porta avversaria. Va Emma il pallone che termina nettamente sul fondo, ma qui il vento non ha influito, ha colpita male il numero 7 della Mistral Città di Gaeta. Rinvio dal fondo affidato a Venditti. Ecco, adesso ci renderemo conto della traiettoria del pallone su questo rinvio. Prova l'anticipo, in qualche modo volo. Un anticipo riuscito da parte di Impesi che commette fallo. Sia quello di Franco che questo di Impesi sono due falli dettati anche dalla traiettoria del vento che spostando all'ultimo momento il pallone mette fuori gioco, fuori tempo il giocatore vuole intervenire sul pallone che poi è costretto ad abbattere l'avversario. Zamparelli, battuta di Zamparelli, colpo di testa di Mastroianni a liberare, la insegue Marchetti, arriva prima dell'avversario, poi Petrillo, Mastroianni di testa, allarga per Emma che riesce a tenere il pallone in gioco, contro di lui si fa vedere Noli che lo ferma molto bene, Noli la riconquista, vede lì vicino Pirolozzi che poi torna all'indietro da Mastroianni, pallone recuperato da Carnevale, poi perso lì sulla tre quarti, calcio di punizione in favore della Mistral Città di Gaeta, se ne sono andati 11 minuti e mezzo. Se n'è andata anche un po' di salute Mattia Mastroianni alla battuta, il vento ferma letteralmente il pallone che però viene gestito almeno in un primo momento da Marciano, riparte velocemente Martino con la palla in profondità, Schettino ferma tutto, poi ancora Martino prova a darla in velocità su Simone Cerelli, pallone che viene dato proprio verso l'altro Cenerelli, l'estremo difensore della Mistral, controlla palla.
comunque il rinvio fermato come sempre dal vento che la devia. Poi pallone recuperato da Emma su a Battista. Prova a ripartire Emma con due dribbling, contratto a centrocampo. Ancora Emma prova a darla sulla fascia dove Volo però si era centrato insieme ad Infimo. Sarà rimessa con le mani per il suo in turno. Va Andreoli ad occuparsene, cerca Martino, ci arriva Cenerelli che poi prova a metterla giù proprio in velocità verso Martino. C'è Schettino che copre, anzi Mattia Mastroianni mette il pallone in fallo laterale, ci prova molto, palla a terra e fa bene il suo in turno cercando la velocità di Martino sull'out di sinistra. Andreoli con le mani ancora verso Martino che si deve girare, come sempre raddoppio su di lui, poi non riesce a controllare il pallone che termina sul fondo. Di Cenerelli, stavolta non c'era folata di vento, quindi è riuscito a farla arrivare oltre il centrocampo. Marchetti prova ad aggiustare questo pallone, prova a metterla giù, trattenuto Carnevale in maniera evidente. Calcio di punizione a favore della Mistral. Se si perde il tempo giusto a causa di una folata di vento sul pallone, si è costretti a commettere fallo. Pallone sulla sinistra che Emma prova a dare nuovamente a Carnevale che riesce a vincere un rimpalo, poi al limite dell'aria ha fermato molto bene da Battista che prova a rilanciare per i suoi, regalando però palla a Volo che becca l'arbitro che poi chiede scusa. Volo ancora in avanti, il liscio difensivo del suo col pallone recuperato da Emma, la conclusione sul fondo. Siamo al minuto 15 del primo tempo, il primo squillo del match con l'errore difensivo di un giocatore del suo che si lamenta giustamente secondo noi, perché insomma non è stata per suo errore netto, ma anche qui ha influito parecchio il vento. Il liscio clamoroso, palla recuperata da Emma, il diagonale col mancino che però non è inquadrato allo specchio della porta, tra l'altro campo non in perfette condizioni, avete visto nel tiro precedente di Emma come all'altezza del secondo palo ci sia stato un rimbalzo irregolare dello stesso pallone. Infimo atterrato ma senza fallo, l'ultimo tocco è proprio dell'attaccante Gaetano, sarà rimessa dal fondo, buona la chiusura di Franco. Rinvio affidato a Venditti che in questo primo tempo può giocare con vento a favore sui rilanci. Volo mette direttamente in fallo laterale, praticamente dal punto di vista tecnico è una partita inesistente, molto difficile ragionare e fare, mettere in pratica le cose che si vogliono fare. Intervento falloso ai danni di Cenerelli che si lamenta per la spallata ricevuta da parte di Marchetti. Punizione per il suo in turno. Prova Mastroianni a tenere fermo il pallone, non ci riesce, almeno in un primo momento, ci riprova adesso, non ci riesce. Questo dovrebbe essere un segnale per il direttore di gara che invece non ne vuole sapere. In 5 giocatori del suo al limite dell'area di rigore avversaria, pronti a staccare a Mastroianni direttamente in porta con l'intervento di Cenerelli. Come avete visto il vento ha fatto diventare quello che voleva essere un cross invece un tiro in porta. Attento Cenerelli, va al rilancio, ecco guardate il pallone che torna all'indietro come se fosse un assist. Incredibile poter giocare in questa maniera, incredibile. Non siamo
d'accordo con il direttore di gara nel voler continuare questo match. Non è giusto nei confronti proprio dei 22 in campo. Invito al prossimo rilancio Nicola a inquadrare il pallone. Ecco, invece ha messo palla a terra Celeneli, ma come mai la dovesse alzare di inquadrare il pallone? Guardate, sembra un programma giapponese degli anni 90, mai dire banzai. Pallone termina in fallo laterale, ma è difficile anche commentare quello che accade sul terreno di gioco. Fallo laterale battuto, colpo di testa di Andreoli, poi prova a spazzare Siniscalchi. Pallone direttamente in fallo laterale con Franco che si adopera per la battuta. C'è il direttore di gara che parla con il Mastroianni del Suio, non sappiamo di cosa. Ci prova Carnevale, botta ricevuta in testa intanto da Marchetti, la chiusura da parte di Mastroianni, si sta rialzando adesso Marchetti, palla che termina in fallo laterale. Il direttore di gara ferma tutto per permettere, anzi no, sta rialzando Marchetti. Strano che però i capitani in campo non intervengano, anche le due panchine, i due allenatori, per chiedere controllo delle condizioni climatiche. Fallo di Mastroianni, calcio di punizione in favore del Suio. Si sta innervosendo adesso la partita. Punizione in favore del Suio, folata di vento fortissima. Alcuni giocatori della Mistral stanno utilizzando uno striscione a mo' di coperta, uno striscione staccato, sì, a mo' di coperta. Marciano col tacco la gioca, poi l'intervento provato due volte, alla terza ci riesce, si discalca e poi non riesce a mantenere il pallone in campo. Rimessa con le mani in zona d'attacco per il Suio. Andreoli che con ogni probabilità metterà la palla in aria, servito al limite invece a Battista, anzi si trattava di Pirolozzi che guadagna una nuova rimessa laterale con Andreoli. Forse è il caso di giocarci a questo punto col vento, quindi a mettere il pallone lungo verso l'area di rigore. La rimessa laterale in favore del Suio, dice l'arbitro. Si rimane in attacco in quella zona del campo. Per i padroni di casa Andreoli, colpo di testa di Siniscalchi, poi prova a liberare in qualche modo, stile rugby, butta la palla avanti Carnevale. Non è calcio questo, non può essere calcio questo. Continuano a parlare l'arbitro e Mastroianni che giustamente dice non si può giocare. Con l'esterno prova a darla in avanti, adesso il Suio col pallone gestito, attenzione, ecco questo pallone si sarebbe dovuto arrivare, ecco, ringraziamo il vento almeno in questa occasione Nicola. L'unica cosa che ha fatto buona il vento finora, ha evitato che il pallone arrivasse nella nostra postazione. È difficile fare la telecronaca perché
La telecronaca dovrebbe seguire il corso del match, i gesti tecnici, i passaggi, ma non esistono, non ci sono passaggi, non ci sono lisci, c'è il vento che pregiudica, interventi fallosi non giudicabili, perché insomma il giocatore va per prendere il pallone, la folata di vento lo fa, guardate, guardate, guardate la palla dove è tornata, non si può giocare in queste condizioni. È incredibile come l'arbitro voglia che questa partita continui in maniera completamente ingiustificata. Adesso c'è un fallo da parte di Mastroianni ai danni di Emma, ma non è possibile, non è fisicamente possibile un lancio in avanti, anche calciato bene, che finisce alle spalle di chi ha calciato. Cioè, non ha senso, questo non è calcio. Il cross, guardate, poveraccio il portiere che perde il pallone, non per colpa sua, ma non si può giocare in queste condizioni. Non si può giocare in queste condizioni. Venditti rimane a terra perché poi subisce un calcione da parte di un avversario, però neanche si può giudicare falloso perché non era volontario il calcio. Cioè, i giocatori cercano la palla, però la palla schizza e trovano la gamba dell'avversario che intanto arriva. Cioè, è impossibile, è incredibile poter continuare a giocare così. L'arbitro è fermo sulle sue posizioni. Ma non stiamo assistendo a una partita di calcio. Intanto speriamo che stia bene Venditti, sul rimasto a terra nella propria area di rigore, ha subito un calcione. Ma davvero non capiamo il motivo per cui l'arbitro non prenda minimamente in considerazione l'idea di poter sospenderla questa gara. Intanto non capiamo se stia bene, noi ce lo auguriamo, estremo difensore del suo in turno. I giocatori sono andati. Effettivamente prima abbiamo detto strano che i giocatori non si lamentino col direttore di gara, noi abbiamo visto queste lamentele, ma l'arbitro è stato piuttosto deciso nel voler continuare, quindi si batte questa rimessa con le mani che il giocatore vorrà tirare in una direzione invece finirà in un'altra. Volata violentissima, pallone che termina sul fondo, quasi a spostare le persone questo vento, anzi non quasi, a spostare le persone questo vento, ma si gioca. Rinvio di Venditti, non è alzato, guardate, povero Andreoli, poi un rimpallo, Franco ci arriva, la rinvia, colpo di testa di Schettino che la rigioca in avanti, pallone che si ferma e che quindi facilita Emma, poi ancora Marciano, la scivolata, il fallo da parte di Noli e qui da regolamento potrebbe esserci il cartellino, l'arbitro lascia che sia. Calcio di punizione in favore della Mistral Città di Gaeta. Ventisettesimo che sta per esaurirsi. Finora abbiamo visto uno spettacolo che c'entra poco con lo sport del calcio. Causa del fortuno.
fortissimo vento. Punizione, la palla viene ribattuta dalla difesa. Andrà a volo. Anzi, lascia la battuta a Siniscalchi. Franco va a rinviare direttamente in fallo laterale. Prova a ripartire adesso il suo con il pallone verso Cenerelli, fermato da Mastroianni, poi un rimpallo che favorisce a Battista, va a Battista che punta Mastroianni, limite dell'area, entra in area, a Battista, ancora a Battista, la tocca Mastroianni, a Battista è costretto a uscire dall'area di rigore, a difendere questo pallone e poi a guadagnarsi un ottimo corner e il secondo calcio d'angolo nell'incontro in favore chiedo scusa, del Suyo. Minturno che va a batterlo. Alla sinistra va Pirolozzi con il destro, traiettoria a rientrare, ecco, potrebbe giocare con il vento a favore la traiettoria di questo corner, potrebbe rivelarsi insidiosa per Cenerelli, il portiere della Mistral Gaeta. Ancora una volta deve sistemare il pallone Pirolozzi. Eccolo il cross con il pallone che si spegne sul fondo. Stiamo parlando di promozione, ma credo che in terza categoria ci sia più calcio da mostrare. Ovviamente, ripetiamo, non per colpa dei 22 che stanno sul terreno di gioco, ma a causa del fortissimo vento qui sul D'Arcangelo di Sancastrese, ma un po' su tutto il territorio, anche il Basso Lazio colpito da condizioni atmosferiche a dir poco fuori dal normale, e non succede niente sul terreno di gioco a parte qualche rarissimo controllo, tentativo di dribbling da una parte e dall'altra. Bene il suo in turno, comunque leggermente meglio della Mistral Città di Gaeta, che però ha avuto l'unica vera palla gol di questa prima mezz'ora di gara al quarto d'ora. È stato il primo squillo, l'unico finora. Attenzione però, seguiamo questa azione sulla destra. Pallone rientra sul mancino, poi prova il cross, la deviazione di Schettino. La palla messa in calcio d'angolo, buona l'azione di Pirolozzi, là sulla destra ad accentrarsi sul mancino, poi il tentativo di tiro e siamo a quota 3 corner per il Suyo in turno. Ancora folate di vento che ci rendono impossibile anche parlare. A controllarla lo stesso Pirolozzi, lì al limite perde il pallone da Emma che poi prova a vincere un contrasto, invece lo perde con Mastroianni. Rimessa laterale per i padroni di casa. Cross verso l'area di rigore. Balzo e un brivido per Cenerelli ogni volta che la palla arrivi dalle sue parti, giocando contro vento. Il rinvio, colpo di testa di Marchetti, Marciano con l'esterno in avanti, la chiusura da parte di Mastroianni, poi ci riprova Impesi. Marciano che non la controlla, la sventagliata, intercettata da Vuolo, poi Marchetti che prova a darla verso Infimo, fa buona copertura Andreoli. Ancora rimessa con le mani.
Mister Andreoli, cercato di spingere molto qui sulla sinistra il suo in turno, sta facendo lo stesso dall'altra parte la Mistral. L'arbitro dice di continuare, poi si riscalchi, guardate, la palla diventa un assist, quello che voleva essere un rinvio diventa un assist per l'attaccante avversario che non la controlla. Nell'occasione era stato a Battista, impesi con le mani, si fa vedere, prova a metterla giù Carnevale, viene a sua volta fermato in fallo laterale. Guardate come viene gestito il pallone da parte della Mistral che gioca contro vento, e invece adesso c'è un 4 contro 4 con Pirolozzi, il buon cross, il colpo di testa, poi stava per arrivare Noli, fermato, prova la ripartenza adesso la Mistral con Vuolo, Andreoli, colpo di testa di Siniscalchi a liberare verso Marciano nell'unico momento in cui il vento non ha spirato, quindi non ha rallentato il pallone. Insiste Carnevale contro Mastroianni, prova la chiusura Mastroianni, ancora Carnevale con il destro, prova il cross, molto bravo nell'occasione Mastroianni a intercettare. Ecco, si ripresenta il vento con Impesi che sbaglia all'esterno, sbagliato a sua volta, poi Vuolo sbaglia a sua volta, insomma è un pastrocchio di errori da una parte e dall'altra. Adesso il lancio in avanti tentato da Franco, pallone che si spegne sul fondo, fallo laterale per la Mistral Città di Gaeta. Su in turno la recupera con Andreoli, la dà in avanti verso lo scatto tentato da Battista, poi la chiusura di Marchetti, prova a metterla giù Carnevale, fermato molto bene da Pirolozzi, poi Vuolo per Carnevale, va Marciano, larga sulla destra per lo scatto di Infimo, fermato molto bene da Andreoli. Non era facile controllare quel pallone, oggi non lo è. Non lo è facile controllare quei palloni. È stato bravo Andreoli, il migliore in campo sicuramente dei suoi in questi primi 45 minuti. Una rimessa con le mani direttamente in aria, prova la sponda Marciano, libera l'aria il suo in turno. Schettino all'indietro, Cenerelli in uscita su Cenerelli, il pallone finisce direttamente in strada, sperando non abbia beccato alcuna macchina, finito proprio sulla statale, sulla provinciale, non so che strada sia. Ma Andreoli con le mani, prima tutto Vuolo, poi la cicca Marchetti, poi prova a metterla giù in qualche modo, bravo ancora una volta Andreoli a recuperarla, poi pallone gestito, o ha provato almeno a farlo, Mastroianni, prova subito la ripartenza la Mistral, Mattia Mastroianni va al rilancio di prima intenzione, guardate come deve intervenire Petrillo. Cenerelli non ci arriva, il pallone recuperato da Vuolo dopo l'intervento di Marchetti, Vuolo in profondità con la chiusura di Zamparelli, va al rilancio intercettato in un primo momento da Vuolo, guardate, si copre il pallone qua fuori tempo Andreoli, Infimo è l'ultimo a toccare col pallone che finisce in fallo laterale. Batte Andreoli, colpo di testa di Vuolo per Marchetti che continua ad alzare il pallone, Franco colpo di testa all'indietro, ecco deve stare attenta
la squadra del suo in turno ha questi retropassaggi quando la palla è alta, perché gioca a favore di vento, quindi il retropassaggio è contro vento, potrebbe avere qualche problema di sorta nel gestire situazioni difensive. Calcio di punizione guadagnato adesso sul lato di destra per il Suyo Minturno, andrà a battere Mastroianni probabilmente. Sta avvicinando al pallone, con lui anche Zamparelli, ora col mancino Mastroianni. Attenzione a queste situazioni, perché una palla tagliata verso la porta potrebbe essere molto insidiosa, infatti finisce direttamente tra le braccia di Cenerelli. Ecco, se rilancia alto Nicola, vai sul pallone, perché qua noi vediamo delle belle. Ecco qua, rilancio, neanche tanto nell'occasione, neanche tanto, ne abbiamo viste di peggiori. Marchetti, infimo, vince un rimpallo, poi va ad andare da solo, lontanissimo dalla porta, chiaramente giocando contro vento. La Mistral è molto bassa, in modo che un rimbalzo del pallone che dovesse mettere in difficoltà una prima linea di difesa possa trovare pronto qualche compagno di squadra. Rilancio invece a favore di vento, guardate invece che velocità che prende il pallone sul rilancio di Pirolozzi, l'uscita di Cenerelli e poi mette il pallone in fallo laterale, rimasto a terra un giocatore della Mistral. Si tratta di Marchetti, viene lo staff medico della Mistral ad accompagnare Marchetti fuori dal campo. Si riprende a giocare con il pallone passato da Cenerelli a Cenerelli. Dalle parti di Marciano, intercetta di testa Zamparelli, poi il pallone recuperato da Carnevale, arriva il primo cartellino giallo del match per Noli. Non era particolarmente da giallo questo intervento, che però va a doppiare l'intervento di prima, di una decina di minuti fa, su Marciano, se non andiamo errati. Ma sul punto di battuta, palla dentro per Marciano, la sponda proprio verso Marchetti, l'uscita a vuoto, calcio di rigore, punito l'intervento di Venditti, che non è riuscito a prendere il pallone e a detta dell'arbitro ha preso in pieno Marchetti. Calcio di rigore in favore della Mistral quando siamo giunti al 41esimo in corso del primo tempo. Sarà Antonio Marciano a battere dagli 11 metri. Ottima la sua sponda sul calcio di punizione battuto da volo, proprio mentre c'è questo fortissimo vento a tirare contro la nostra visuale. Non c'è stata ammonizione per l'estremo difensore del Suyo Minturno. Allora è tutto pronto. Marciano contro Venditti. Ladri! Fischia l'arbitro. Parte Marciano! Mistral in vantaggio al minuto 42 del primo tempo. Su calcio di rigore, la sbloccata. Antonio Marciano su rigore.
continuiamo a non essere d'accordo col voler giocare questa partita, e adesso diventa più difficile andarla a interrompere perché una delle due squadre si è portata in vantaggio. Ricordiamo che nei dilettanti, ove mai dovesse essere interrotta la partita, dovrebbe essere poi rigiocata dal primo minuto di gioco. Quindi a questo punto, se la partita la fermi prima, in pratica non penalizzi nessuno; se la partita la fermi dopo con un gol già segnato, è chiaro che è più difficile, perché comunque una delle due parti non ha vantaggi dal voler rinviare la partita, sospenderla, e dall'altra invece le lamentele magari aumenteranno in maniera decisa. Generelli non riesce a battere questo rinvio. Ecco il rinvio di Cenerelli, col pallone ancora stoppato dal vento, colpo di testa di Noli che in avanti prova a far scattare a Battista. Si è andato dall'altra fascia, intanto Martino lo vediamo a destra. Adesso il vento diventa molto violento e continuo in questa fase. È giocato in avanti con la sponda, cercata da Battista, direttamente tra le braccia di Cenerelli. Eccolo il rinvio dell'estremo difensore con Marchetti che ci arriva, poi colpo di testa, Volo la riconquista, infimo, vuole darla in velocità a Volo, viene segnalato un fallo di mano di Andreoli. Non siamo così d'accordo, perché l'ha presa sì con il braccio il numero 2 della Suyo Minturno, ma il braccio era comunque attaccato al corpo, non poteva certo tagliarselo. Comunque, anzi no, viene dato un fallo laterale? Ma non l'abbiamo capita onestamente questa chiamata da parte del primo assistente. Comunque Schettino va a inseguire il pallone, il fallo di Mastroianni ai danni di Cenerelli, e Mattia Mastroianni si becca il giallo. Primo ammonito per la mista al Città di Gaeta, non è d'accordo Mattia Mastroianni, l'arbitro ha punito l'intervento a palla lontana, il voler sbracciare, dare spallate per difendere la posizione da un ipotetico scatto. Bravo Cenerelli a crederci anche con la fisicità, Mastroianni costretto ad abbatterlo. E a detta del direttore di gara, punito con l'ammonizione, il tempo regolamentare è scaduto da 30 secondi, quindi probabilmente ci sarà questo calcio di punizione e poi l'arbitro manderà tutti negli spogliatoi. Per quanto riguarda questi primi 45 minuti di gioco, dove è successo davvero poco e dove il vento è stato il primo e unico protagonista, poi al 42esimo di questo primo tempo il calcio di rigore che sta portando 3 punti alla Mistral, con Antonio Marciano che ha realizzato per fallo di Venditti su Marchetti. Adesso diventa ancora più difficile gestire questo pallone. Se ne vanno ancora i secondi. Pirolozzi adesso diventa difficile, ecco, adesso sembra che il pallone non si muova, fai presto Pirolozzi perché altrimenti, ecco qua, si rimuove. Ecco, adesso Franco sta dicendo chiaramente all'arbitro che non si può giocare in queste condizioni, ma adesso è chiaro che è molto più difficile col suo minturno che ha il vantaggio di richiedere all'arbitro di fermarla la partita. La Mistral non ha alcun vantaggio perché è sull'1-0 e dovrebbe rigiocare la partita dallo 0-0 iniziale, ove mai dovesse essere sospesa. Questa punizione non sa da fare. Ecco, forse ci siamo. Pirolozzi decide di chiarire con Franco. Battetela però, altrimenti arriva un'altra folata e qui
passiamo le ore su questo calcio di punizione. La Pirolozzi la battuta, la parata di Cererelli, finisce il primo tempo, Deo Gracias, 1-0 per la Mistra. Non ci dilunghiamo più di tanto perché è stato noioso comunque finora. 1-0 Mistra al 42esimo, Antonio Marciano su calcio di rigore procurato da Marchetti per fallo del portiere del Suio Minturno. 1-0, ma non crediamo che questo sia calcio, lo abbiamo detto dal primo minuto di gioco. Adesso che il punteggio si è sbloccato, ecco, diventa più difficile prendere una decisione che secondo me doveva essere presa dopo pochi istanti di gara, ma che l'arbitro non ha ritenuto necessaria. Ci risentiamo, speriamo di no, ma ci risentiamo all'inizio di ripresa. A dopo. Eccoci tornati al D'Arcangelo di San Castrese. Fortunatamente per noi comincia il secondo tempo perché è diventato davvero insostenibile stare qui in tribuna col vento fortissimo, praticamente la presenza del sole è praticamente inutile. Ecco, in parte invidiamo i 22 sul terreno di gioco perché almeno loro corrono, insomma si riscaldano in qualche modo. È cominciato il secondo tempo con il pallone subito lanciato in avanti a favore di Infimo, la deviazione e il pallone che finisce in calcio d'angolo, ancora decisivo Andreoli, primo calcio d'angolo del match per la Mistral Gaeta proprio in apertura di secondo tempo. Adesso la Mistral Città di Gaeta giocherà col favore di vento, il Suio Minturno invece contro, ricordiamo 1-0 per gli ospiti grazie al calcio di rigore realizzato al 42esimo del primo tempo da Antonio Marciano. La palla a Emma, il cross dentro con Noli che libera di testa, sembra sia stato lui. Rimessa con le mani per la Mistral, no, era stato Cenerelli, ma Impesi, palla dentro con Mastroianni che la spizza tra le braccia di Venditti. Suo il fallo da rigore secondo il direttore di gara su Marchetti. Dalla tribuna non abbiamo visto lucidamente cosa sia accaduto. Attenzione a Franco che deve battagliare col vento, ancora Franco che la mette giù. Pallone giocato in avanti da Mastroianni con il controllo di Cenerelli, lo scambio con Pirolozzi, ancora lo scatto di Pirolozzi, si fa vedere, riceve Abbattista che si deve girare contro Mattia Mastroianni, il movimento di Abbattista che prova a superare Marchetti, termina a terra sul pallone, infatti l'arbitro non fischia, fischia soltanto dopo che la palla è uscita. Marchetti ha messo in fallo laterale, è rimasto a terra Abbattista. Sentito fin qui l'urlo di dolore al numero 7, classe 98 del Suio Minturno. L'arbitro però ha lasciato giocare, ha messo il pallone in fallo laterale lo stesso Marchetti per permettere allo staff medico del Suio Minturno di intervenire. Dicevamo, non è chiara la dinamica che ha portato al fischio del calcio di rigore, eravamo coperti, comunque calcio di punizione in favore della Mistra, al battuto da Emma, pallone in area di rigore, la sponda di Marciano per Marchetti che sembrava si fosse allungato il pallone in maniera decisiva, pallone che probabilmente ha rallentato la sua corsa nonostante fosse raso terra a causa del vento. E l'uscita di Venditti, non ha trovato il pallone, questo possiamo darlo praticamente per certo, ma c'è ancora qualche dubbio sul fatto che abbia preso o meno Marchetti, che è stato bravo comunque a catapultarsi su quel pallone e a cercare un contatto non si sa quanto falloso dell'estremo difensore del Suio Minturno, che ci prova adesso sulla sinistra con Andreoli che scaraventa il pallone, no, sembrava fuori lo stadio,
non riesce a salvare la rimessa laterale che viene battuta adesso. Il tentativo di sponda di infimo con il vento che praticamente ci soffia contro. Guadagna una buona rimessa laterale Andreoli, classe 2001, davvero una buona prestazione per lui questa mattina, questa domenica mattina a San Castrese. Il rinvio di Mattia Mastroianni, poi guardate la difficoltà che trovano i giocatori sul terreno di gioco, è stato Petrillo controllarla come poteva e metterla in fallo laterale. Il fallo dello stesso Petrillo su Emma che provava a scavalcarlo in velocità. Finora un ammonito per parte, Mattia Mastroianni per la Mistral, Noli per il suo in turno. Ed è proprio Mattia Mastroianni ad incaricarsi della battuta di questo calcio di punizione. Pallone che giunge in area di rigore, viene punito un fallo di mano probabilmente di Infimo. Non si è alzata la bandierina del secondo assistente, quindi non si tratta di fuorigioco. Scambiano Franco e Venditti, Venditti prova il rilancio direttamente in fallo laterale. Continuiamo con il leitmotiv dei primi 45 minuti, praticamente a calcio vero, impossibile giocare quest'oggi, bisogna essere furbi e cercare quantomeno di agevolarsi calcolando l'intensità del vento. Ecco, stiamo a questo, come se fosse vela, invece stiamo parlando di calcio. Si è alzata la bandierina, ha mimato un tocco di mano da parte del giocatore del suo momento 1, quindi calcio di punizione. Va a battere Emma, come sempre si avvicina anche Carnevale. Che Infimo sul pallone, vorrebbe battere lui. Salgono in area di rigore anche le due difensive, Schettino e Mattia Mastroianni. Per la Mistral praticamente tutto il suo intorno a difesa della porta, a parte a Battista, parte Infimo col colpo di testa di Antonio Marciano e termina di pochissimo sopra la traversa. Quindi andiamo a segnalare questa palla gol nel corso della ripresa al settimo minuto. Una buona punizione tagliata da Infimo, il colpo di testa alto di pochissimo di Antonio Marciano. Venditti va al rinvio, prova a metterla giù adesso il Suio, che sta trovando le stesse difficoltà adesso con Pirolozzi, che ha trovato la Mistral nel corso dei primi 45 minuti. È molto difficile giocare contro vento, qualsiasi soluzione si cerchi. C'è il fallo di Antonio Marciano che chiede scusa a Petrillo. Punizione in favore del suo primo turno, battuto abbastanza velocemente con Marciano che recupera questo pallone, poi prova un tiro dalla distanza che termina sul fondo, non c'è deviazione del portiere. Chiede scusa ad Emma Marciano. Sembra più a suo agio nel corso di questo secondo tempo squadra di Gesmundo. Fallo laterale, ma l'arbitro ha richiamato solo un attimo Franco, non si è capito, poi ha detto che si può battere il fallo laterale. Palla in area di rigore liberata da Mastroianni, poi prova la ripartenza veloce Martino, pallone che finisce in fallo laterale, se ne occupa come sempre Andreoli sul versante di sinistra. Prova Pirolozzi ad aprire ancora una volta per Martino, ma il pallone viene fermato lì a centrocampo. Andreoli con il tacco, serve Mastroianni, la chiusura di Siniscalchi in fallo laterale. Ci sta dando un po' più di tregua
il vento, ci sono sì le folate, ma meno violente che nel corso dei primi 45 minuti. Le più violente sono arrivate proprio dopo il gol di Antonio Marciano, tant'è che ci è voluto un minuto per battere un calcio di punizione in favore del Suyo Mintuno, con Pirolozzi che cercava di tenere il pallone fermo ma non ci riusciva. Punizione per il Suyo Mintuno, nonostante pare abbia avuto la peggio volo. Anzi no, non era punizione, l'arbitro ha fischiato, ma quando il pallone era tra i piedi della difesa della Mistral, quindi ha scodellato il pallone che Mattia Mastroianni ha restituito a Venditti, che va al rilancio lungo. Mattia Mastroianni, c'è fallo da parte di Impesi su a Battista. Calcio di punizione per il Suyo Mintuno. Lo va a battere Zamparelli. Salgono Noli, Cenerelli e Martino. Sale anche a Battista. La battuta di Zamparelli, l'uscita di Cenerelli proprio su Martino, fatto sul pallone in due tempi, ha rischiato qualcosa l'estremo difensore Gaetano, che adesso va al rilancio lungo, diventa ancora più lungo con il vento. Fallo fischiato da Antonio Marciano su Zamparelli, chiede scusa Antonio Marciano, e poi chiesto scusa a Zamparelli, poi ha avuto qualcosa da ridire con il direttore di gara. Non abbiamo capito benissimo le dinamiche, forse voleva chiarire un rimbrotto di troppo da parte del direttore di gara, ma comunque seguiamo questo calcio di punizione con Zamparelli che la batte velocemente per il colpo di testa di Martino, che va di sponda per Battista di petto, ha cercato Cenerelli, ha trovato il suo omonimo in porta. Stefano Cenerelli non è riuscito a prendere questo pallone, poi colpo di testa di Zamparelli, colpo di testa anche di Pirolozzi che apre per Martino, provano lo scambio i due. Antonio Marciano va a recuperare un importante pallone che viene a sua volta recuperato da Martino, poi il lancio di Mastroianni in avanti per Mattia Mastroianni, che di testa l'appoggia all'indietro per Cenerelli. Dodicesimo in corso di questa ripresa, sempre su Suyo Mintuno 0 Mistral Città di Gaeta 1, per effetto del calcio di rigore messo a segno al 42esimo del primo tempo da Antonio Marciano. Il rilancio di Cenerelli, che praticamente ogni volta adesso nella ripresa arriva nell'area di rigore o ai limiti di essa del Suyo Mintuno. Attenzione a questa azione di Carnevale, che ha spazio per aggredire la difesa avversaria. Emma, ancora arriva Carnevale, un dribbling non un secondo, viene fermato bene dalla difesa del Suyo Mintuno e poi spazza in fallo laterale con Petrillo. Impesi, Petrillo non la tocca benissimo per Zamparelli, poi un rimpallo verso Franco che poi deve andarsi ad abbracciare Antonio Marciano, i due capitani. Chiede in parte scusa all'arbitro Franco, ma anche lui va a dire: ma cosa vuoi da me? Cosa vuoi con questo pallone che schizza da tutte le parti? Mattia Mastroianni prova a girarsi Carnevale, triplicata la marcatura, ha chiuso bene il Suyo Mintuno. Impesi, colpo di testa di Zamparelli in fallo laterale. Ancora Impesi, ancora un colpo di testa a difendere la propria tre quarti del Suyo Mintuno. La mette giù Antonio Marciano, la gioca per Emma che supera un avversario, poi ne supera un altro col passaggio all'indietro per Impesi. Vuole di nuovo palla Emma, la fa scorrere Marchetti che poi la apre sulla destra per Siniscalchi di prima intenzione verso l'area di rigore, colpo di testa liberare di Franco che può innescare la ripartenza del Suyo Mintuno. Il lancio col mancino, Mastroianni non la prende, la prende invece Cenerelli che apre per Martino che non riesce ad arrivarci. Una buona azione, o almeno tentativo di azione di ripartenza per il Suyo Mintuno,
volo prova il lancio, la chiusura di Andreoli, poi ancora Petrillo con qualche difficoltà su questa palla alta, poi molto bravo Noli a recuperare ma non riesce a mantenere il pallone sul terreno di gioco. Molti occupanti della tribuna hanno raggiunto la parte bassa per cercare di evitare il vento, sono proprio attaccati alle recinzioni dell'Arcangelo di San Castrese, molto vicini alla linea laterale del campo, sotto la nostra postazione, rimessa con le mani di Impesi per Marciano, Zamparelli lo sovrasta. Sì, c'era, è stato molto ben visibile l'intervento di Zamparelli sul volto di Marciano, ma da qui a chiedere un calcio di rigore ce ne passa. No, a chiedere, va bene che Antonio Marciano l'abbia richiesto, ma da qui a darlo. Poi con la brutta abitudine, lo diciamo in generale, dei direttori di gara di non dare un secondo rigore quando già ne viene dato uno, o un terzo ove mai dovessero esserne stati concessi due, figuriamoci. Ci prova adesso il suo Yomi Turno con l'apertura cercata da Noli, che aveva visto Martino dall'altra parte, voleva fare quello, non c'è riuscito. Zamparelli per Franco col pallone che rallenta pericolosamente, Franco ancora lì indietro per Zamparelli, Emma gli dà fastidio, bravo nell'occasione Zamparelli a disimpegnare, poi Petrillo non può salvare questo pallone. Impesi, la chiusura di Petrillo in fallo laterale. Ancora mezz'ora di gioco, più recupero alla fine di questo match. Emma viene fermato, poi prova lo scatto in avanti a Battista, rimessa con le mani ancora per la mistral Città di Gaeta. Impesi, la mette giù Antonio Marciano che prova a girarsi contro Petrillo. Antonio Marciano che lo supera il dribbling, poi il cross col pallone stoppato dal vento. Marchetti ha provato un tiro al volo, ha chiesto troppo, specialmente in una giornata del genere. Volo, poi Siniscalchi prova il lancio in avanti, ma non è come nel primo tempo, il pallone rallenta, anzi il pallone in questo caso accelera. Franco deve invece mantenere assolutamente il pallone a terra, il suo Yomi Turno. Pirolozzi per Mastroianni, il tocco in avanti per Cenerelli, attenzione! È la palla che prende il sostegno della porta, rilanciata da Mastroianni. Si stava rivelando un tiro in porta. E intanto ritorna una bella e violenta folata di vento qui sul D'Arcangelo di San Castrese. Noli, Schettino, ora fallo laterale da parte di Mastroianni. Noli prova l'apertura per Martino, guardate, la palla torna all'indietro, era un lancio in avanti, si è rivelato un retropassaggio. Siniscalchi con le mani, si va a vedere Marchetti leggermente arretrato, Siniscalchi vuole andare in area di rigore, da Marciano chiuso, poi il rinvio verso Martino, Marchetti prova a metterla giù e poi a lanciarla in avanti direttamente in fallo laterale. Si è ricominciato a non giocare perché è tornato protagonista il vento dopo una sorta di tregua durata una decina di minuti. Andreoli con le mani, volo prova a liberare, poi Infimo per Carnevale con l'esterno, la da Peremma fermato da Franco. Prova lo scatto Martino, molto bene, pallone dentro per Cenerelli, la chiusura di Schettino e il rilancio.
terminata tra i piedi di Zamparelli, quasi raggiungeva Venditti. Zamparelli prova ad alzare leggermente il pallone, a servire bene Andreoli, che però poi è costretto a fermarsi e a ripartire da Franco. Si riscalchi di testa, cercare lo scatto di Infimo. Zamparelli fa buona guardia per l'uscita di Venditti. Petrillo lancio in avanti tra i piedi di Marchetti, però, che prova il lancio per Emma, che chiede calma al compagno di squadra, che perché come si alza il pallone qui lo si perde in un senso o in un altro, che si vada dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi o dall'altra parte, che il vento è talmente forte che sia contro che a favore diventa esageratamente decisivo, e quindi qualsiasi passaggio tiro diventa fuori dal normale, dalla volontà di chi ha calciato. Noli prova lo scatto inseguito da Carnevale, prova a girarsi Noli col mancino, prova a metterla dentro. Mattia Mastroianni chiude, poi volo direttamente in fallo laterale. Dalla rimessa per Cerelli, che prova a mantenere il pallone in campo, si è data la bandierina del primo assistente. Rinvio affidato a Cerelli. Siamo nel corso del 21esimo di questa ripresa. Marchetti la intercetta, Antonio Marciano, poi fermato fallosamente nell'occasione da Martino, provato a servire ma non riuscendovi, trovando il fallo del numero 10 del suo uomo in turno, che ha cominciato molto bene nel primo quarto d'ora la partita, poi non è riuscito ad essere decisivo, ma ci ha provato volo, una via di mezzo tra un tiro e un cross, è uscita una cosa ancora peggiore di un cross, magari in una zona di campo senza compagni di squadra. Rinvio Venditti, un po' di testa a seguire di Cenerelli, spinto da Marchetti, calcio di punizione in favore del suo uomo in turno, che ci prova il tentativo di raggiungere il pari. Mentre è pronto a fare il suo ingresso in campo Gennaro Vitale, se non andiamo errati, il primo cambio del match, entra Vitale, esce con il numero 10 Infimo, vuole più sostanza e più idee a centrocampo che in attacco mister Gesmundo, leggendo la gara in questa maniera probabilmente. Quarto di partita quindi per Vitale, calcio di punizione con il vento che spedisce il pallone per Martino, che la controlla molto bene, la mette giù, prova il cross per la corrente Mastroianni, arriva Emma ma c'è al rimorchio Petrillo, pallone deviato in fallo laterale, insiste adesso il suo in turno nella metà campo della Mistral. Petrillo con le mani scambia con Cenerelli, poi il cross ben effettuato per Martino al volo, la palla che non esce, anzi sì, era uscita per poi rientrare in campo, aveva trovato impreparato l'estremo difensore della Mistral proprio perché la traiettoria era totalmente fuori controllo. Buona occasione potenziale per Infimo, per Martino, che prima di questa partita aveva segnato 4 gol consecutivi nelle ultime 3 partite casalinghe del suo uomo in turno, che con il rigore di Marciano praticamente ha subito il primo gol casalingo nell'anno solare 2019.
Petrillo all'indietro per Zamparelli, il rinvio, il colpo di testa di Vitale che tocca il suo primo pallone. Carnevale si gira, adesso il vento diventa fortissimo, Noli la recupera, praticamente Martino accecato e fermato, anzi in maniera irregolare, sembrava essere accecato da un po' di terriccio che si era alzato, fermato in maniera irregolare da un avversario, calcio di punizione per il Suyama in turno. A questo punto però, che siamo al 25esimo appena iniziato nel corso della ripresa, diventa dura ipoteticamente fermare la partita non avendolo fatto prima. Fermare nel senso sospendere. Franco come può, poi l'ultimo tocco di Marciano, quindi ci sarà rimessa con le mani affidata a Petrillo. Cerca e trova molto bene Mastroianni che la mette giù, la scambia ancora con Petrillo, pallone recuperato da Carnevale che poi ha provato a sua volta un tunnel fermato bene da Zamparelli, poi il pallone viene giostrato da Mastroianni per il controllo di Pirolozzi che chiama su Andreoli, alza la testa, guarda il movimento di Cenerelli, colpo di testa di Schettino che la regala a Martino, in sovrapposizione Pirolozzi, pallone per Cenerelli, il movimento fermato da Schettino che poi prova ad andare palla al piede, e fermo Carnevale, ci prova Emma a scattare, vede il taglio di Marciano, pallone recuperato da Franco mentre ancora non ce la fa Carnevale che resta fermo, una botta al ginocchio per lui, Cenerelli la mette dentro, la svirgola, si discalca, attenzione a Franco che prova il cross, colpo di testa di Mattia Mastroianni a liberare, pallone recuperato da Martino che finta il mancino, poi termina a terra, non c'è fallo secondo l'arbitro, riparte velocemente la Mistral con Marchetti per volo che sembra non avere intenzione a giocare il pallone, anzi lo fa uscire, poi adesso chiama la calma il direttore di gara, Carnevale ancora sulle gambe lamentando un colpo al ginocchio, sperando non sia nulla di grave per lui, richiama la panchina, fallo laterale battuto, palla restituita da Martino in fallo laterale, quindi ci sarà rimessa per la Mistral con Vitale che la gioca all'indietro per il rilancio di Schettino intercettato da Petrillo, il lancio col pallone ancora in aria e viene deviato dal vento, poi Siniscalchi scambia con Vuolo, ancora alza questo pallone Vuolo, anzi Siniscalchi per Marciano, la buona sponda per Vuolo, prova la sovrapposizione Marchetti, va dall'altra parte da Emma, su di lui Petrillo, tutta velocità, Emma lo punta, la doppia finta, poi l'ottima chiusura di Abbattista in calcio d'angolo, corner numero 2 per la Mistral, seguito bene l'azione Abbattista, è riuscito a chiudere con Vitale col mancino, proverà il cross, ancora una deviazione, sarà ancora corner, pareggiando così il conto totale 3-3, tutti e tre battuti dal Suyo nel corso del primo tempo, tutti e tre battuti nella ripresa per quanto riguarda gli ospiti. La battuta va Emma, Battista non difende questa occasione, la palla in rete, Emma per il vento che la mette in rete, 2-0, 28esimo, tutti che guardavano al centro e pallone che invece si è insaccato nell'angolino, non sappiamo quanto sia stato bravo Emma a giocarci col vento, lo avevamo detto in precedenza che bisognava anche saperci tra virgolette giocare con questa questione vento, il cross di Emma tagliato al centro è una folata di vento, ha messo fuori gioco il buon Venditti, 2-0 Mistral, cambio, esce con il numero 9 Antonio Marciano che lascia la fascia di capitano a Gennaro Vitale, entra col numero 18 Mario Mariniello. Dal 29esimo della ripresa il cambio, no, fascia di capitano che va sul braccio di Mattia Mastroianni,
ultimi 16 minuti più recupero nel match 2-0 per la Mistral al 42esimo del primo tempo, rigore di Antonio Marciano al 28esimo della ripresa direttamente da calcio d'angolo, la rete di Emma per il 2-0, non c'è stata alcuna deviazione in area di rigore. Mastroianni atterrato da Mariniello, calcio di punizione già battuto dal suo che adesso deve accelerare. Zamparelli avanza, palla al piede, buon dribbling su Emma, poi termina a terra su un intervento falloso di Carnevale, poi vuole battere subito e lo fa Zamparelli per Pirolozzi lì vicino, pallone per Martino chiuso da Siniscalchi che poi guadagna anche la rimessa laterale. Numero 2, classe 99 nella Mistral Gaeta, pallone recuperato però da Pirolozzi che scambia con Martino la chiusura da parte di Vitale che può ripartire con il tocco sotto per Carnevale che la lascia andare verso Emma che poi non calcola bene il passaggio, sbaglia anche Andreoli che poi chiude in fallo laterale, cambio, esce Petrillo, ci sembra di capire così, esce Petrillo che è andato molto in difficoltà sul vento contrario nel corso di questa ripresa, ovviamente non ci sentiamo di tirare la croce su Petrillo, non abbiamo visto il numero di chi è entrato, lo scopriremo fra qualche istante perché si è fermato lì a battere il fallo laterale, libera Franco, pallone attenzione recuperato pericoloso con Mastroianni che chiude, poi Schettino la scaramenta via verso Emma, prova la chiusura Andreoli che è venuto a giocare qui a destra mentre ci sembra di essere il numero 16 Signore, è entrato come terzino sinistro, quindi è venuto a giocare Andreoli invece sul versante di destra. È così il primo cambio del Suyom in turno alla mezz'ora della ripresa, è stata l'uscita di Petrillo per far posto al numero 16 Signore. Vuole mettere in ghiaccio la gara alla Mistral con Marchetti che arriva in ritardo, poi con un po' di fortuna vince il rimpallo. Non è giocato bene da Emma per Mariniello che la controlla per Marchetti che pensa al tiro, poi cerca di servire Mariniello, la buona chiusura difensiva da parte del suo 21 che prova a ripartire, poi fallo di mano di Noli che deve stare attento perché ha ammonito per fallo su Gennaro Vitale. È stata buona la chiusura precedente di Zamparelli su Mariniello, punizione affidata al mancino di Vitale quando mancano 13 minuti più recupero alla fine di questa sfida. 2-0 Mistral, partita caratterizzata dal forte vento, Vitale la mette dentro con volo completamente fuori tempo e con dietro Schettino che impreca, gli ha tolto la possibilità di battere verso la porta, era praticamente rimasto da solo il numero 6 della Mistral e va a dare un 5 a Vitale, rilancio affidato a Venditti, colpo di testa di Marchetti in avanti, prova a giocare questo pallone il nuovo entrato Signore, poi è Franco a rinviare Schettino, palla per Carnevale che la tocca per Mariniello, non benissimo ma poi si rivela molto bene per Marchetti, volo, prova il cross, Marchetti prova a toccarla, Carnevale prova a metterla giù, la conclusione di Carnevale, voleva una spinta, un fallo di Franco, l'arbitro ha detto a chiare lettere di giocare. Andreoli prova a scambiare con Martino che è venuto a giocare a destra, Mastroianni prova avere la meglio sul pressing di M, ci riesce, Martino cerca proprio Mastroianni che col mancino la lancia in avanti per lo scatto di Abbattista, pallone recuperato in secondo tempo da Pirolozzi, Pirolozzi per Martino in area di rigore, Martino, Martino e la palla sull'esterno della rete, ma no, non c'è stata deviazione, sarà rimessa dal fondo con le proteste di Martino verso il primo assistente, le lamentele da parte dei giocatori del Suyom 21 che volevano una deviazione di Cenerelli, poi ci ripensa il primo assistente
sarà calcio d'angolo per il suo primo turno. C'era sembrato effettivamente vedere una deviazione, ma diciamo non era chiarissimo, doveva saperlo meglio di noi ovviamente il primo assistente, che ha scelto per dare il corner ai padroni di casa Pirolozzi alla battuta per poter riaprire questo finale di match dalla bandierina. Pirolozzi di testa e Mariniello a difendere, poi prova la botta Andreoli, il pallone recuperato da Vuolo che ha la meglio su Noli. Vuolo, pallone in avanti, c'è attenzione, c'è l'uscita di Venditti che scaramente il pallone direttamente fuori lo stadio. Ecco, si è rifatto vivo il vento che per fortuna ci aveva lasciato un po' andare, è andata meglio comunque nel secondo tempo rispetto ai primi 45 minuti in cui è stata durissima andare avanti in telecronaca. Poi ha deciso di calmarsi leggermente, nonostante poi, come avete potuto vedere, abbia caratterizzato comunque il gol del raddoppio della Mistral con il pallone che è entrato direttamente battuto da corner di Emma. Non riesce a raggiungere questo pallone Vuolo, ma comunque nonostante abbia influito per esempio sul secondo gol è stato possibile in maniera maggiore giocare rispetto ai primi 45 minuti in cui assolutamente improponibile non era calcio quello che abbiamo visto nel primo tempo. Attenzione all'errore di valutazione di Vitale con pallone recuperato da Martino che ha provato a darla in avanti a Cenerelli, respinge Schettino tra i piedi di Pirolozzi che prova a ripartire velocemente mentre è pronto un altro cambio per la Mistral. Va Pirolozzi su Vitale, lo supera in dribbling contro Siniscalchi, va ancora Pirolozzi col mancino, alla meglio nel dribbling, poi la mette dentro. Il pallone che termina in fallo laterale, ha fatto tutto bene Pirolozzi ed eccolo il cambio per la Mistral. Esce l'acciaccato Carnevale che sembra però essersi ripreso da quella botta al ginocchio di prima, entra col numero 17 Esposito, un classe 99 per un altro, al 37esimo della ripresa. Esposito per Carnevale, terzo cambio per la Mistral, solo un cambio per il suo in turno con Signore che ha preso il posto di Petrillo alla mezz'ora di questa ripresa qualche minuto fa. Ne mancano 8 e mezzo più recupero alla fine di questa partita che è indirizzata verso Gaeta, deve fare di tutto per riaprire in questo finale almeno le speranze. La squadra di Mister Pernice con le mani, la rimessa di Signore, poi provato Noli, ancora Signore, da lì sulla sinistra, la posizione regolare, si allunga troppo però il pallone a Battista, sarà rimessa dal fondo per Cenerelli. Rinvio di Cenerelli, colpo di testa di Martino che la riconquista, poi guardate, voleva darle in profondità a Cenerelli, pallone invece finito all'indietro. Passaggio avvenuto proprio mentre si alzava l'ennesima folata di vento di questo match. Marchetti prova l'apertura, scatto di Emma, pallone troppo lungo, adesso addirittura talmente forte il vento che si alza il terreno del D'Arcangelo. Andreoli libera per Cenerelli che con l'esterno la gioca in avanti, la intercetta come Posini Scalchi, gran giocata di Marchetti che poi l'apre sulla sinistra per Emma, rientra su di lui molto bene Martino, si dispera Emma,
poteva essere una buona azione per chiuderla definitivamente la partita. Invece dall'altra parte Cenerelli, gamba tesa per Vitale. Zamparelli proverà a lanciare lungo questo pallone, dovrà metterci più forza visto che gioca controvento. Impesi, 6 minuti al 90esimo, Vitale. Non è scambiato con Esposito, poi ancora Vitale a cercare Esposito che invece ha arretrato il suo raggio d'azione. Andreoli, ancora molto bene Andreoli, chiuso da Emma. Con le mani Andreoli, forse troppo in avanti, infatti chiama una controrimessa il direttore di gara. Ecco, se il vento fosse stato sempre così, così come è stato nel primo tempo, insomma, anche questo secondo tempo sarebbe stato ingiocabile. Mariniello vince un rimpallo, poi insegue questo pallone, forse commette fallo, il pallone resta ancora lì con Marchetti che lo tocca. Franco va al rilancio che forse sarebbe arrivato nell'area di rigore della Mistral, invece è rimasto lì, prova palla al piede ad affrontare gli avversari. Pirolozzi ferma tutto, Esposito il nuovo entrato, la gioca con Vitale che sbaglia il controllo, poi ancora Vitale, subisce fallo, calcio di punizione per la Mistral. E insomma, questo vento non ci vuole lasciare stare neanche in questo finale di partita. Allora, un cambio per il Suio con il numero 14, Rossi, che prende il posto del numero 7 a Battista. Cambio per la Mistral con l'uscita di Marchetti e l'entrata del numero 16 Leccese. Perdonateci, ma è difficile anche segnare i numeri, tenere fermi i fogli, perché il vento ha ripreso a spirare in maniera assolutamente invivibile, rendendoci una situazione assolutamente invivibile. Leccese prova a metterla giù, a giocarla in avanti, la perde poi di testa Esposito per Vitale. Si è calmato il vento improvvisamente, Leccese per volo va in sovrapposizione, si discalchi, torna invece da Vitale, tutto di prima. Leccese la perde, la riconquista Esposito che la perde a sua volta dallo scatto veloce di Pirolozzi. Attenzione a Pirolozzi che la dà in profondità, troppo in profondità visto il vento, per Cenerelli. Poi si lamenta Pirolozzi con se stesso, come dire, impossibile calibrare questo pallone a 180 secondi dallo scadere. Poi sarà recupero Mistral, vantaggio 2-0 qui al D'Arcangelo di San Castrese contro il Suio Minturno. Il rilancio di Cenerelli, attenzione, arriva addirittura in area di rigore con il colpo di testa all'indietro di Zamparelli, ben gestito da Venditti, che poi la dà lì vicino ad Andreoli. Il lancio intercettato da Vitale. Impesi, pallone deviato, lo rincorre Andreoli che però non riesce ad evitare la rimessa con le mani in favore della Mistral. Si prova il tacco Leccese, fermato Mariniello da Zamparelli, cartellino giallo per il numero 6 del Suio, calcio di punizione dal limite in favore della Mistral. Non ha avuto dubbi il direttore di gara ad estrarre il giallo, a fischiare il calcio di punizione in favore degli ospiti. Calcio di punizione che sarà affidato, nonostante sia sul centro sinistra dell'attacco della Mistral, al mancino Gennaro Vitale. Adesso sarà difficile tenere fermo il pallone per la battuta di questo calcio di punizione. Speriamo che si riesca a battere,
altrimenti altro tempo perso che poi comunque va recuperato. E non ce ne vogliono i tifosi del Suio all'ascolto in questo momento, del Suio in turno, che magari vorrebbero una rimonta da parte dei propri giocatori, ma diventa davvero difficile oggi portare a termine questa telecronaca. Quindi ci auguriamo che finisca il prima possibile e che magari qualche emozione riscaldi questo finale. Parte vitale di poco alto sopra la traversa a un minuto dal termine, eccolo l'ultimo cambio per la Mistral, quindi sarà abbondante il recupero che darà il signor Waldman fra qualche secondo. Esce con il numero 7 Emma, autore del raddoppio al minuto 28 della ripresa, ed entra Bernisi con il numero 13. Rimane soltanto Mariniello come terminale offensivo, no? A questo punto non serve. Intanto fa movimento Rossi, il nuovo entrato del Suio Minturno, non riesce ad amministrare questo pallone Siniscalchi che è stato avanzato lì sulla destra dopo l'ingresso più arretrato di Bernisi. Rimessa con le mani, ancora Siniscalchi mette in fallo laterale. Speriamo di avere la segnalazione del recupero. Probabilmente già c'è stata. Forse saranno 4 i minuti di recupero. Recupero già iniziato da 30 secondi circa. La punizione di Franco in avanti per il colpo di testa di Mattia Mastroianni. Poi prova Pirolozzi. Pallone fermato dal vento. Cenerelli. Colpo di testa di Esposito per Leccese, probabilmente la giù Mariniello, ancora Leccese chiama in causa Esposito, largo sulla sinistra Vuolo che prova a metterla giù, non ci riesce. Rimessa con le mani per il Suio Minturno, deve stare attento Andreoli dalla piazzola, piazzola da cui batterà Zamparelli. Andreoli deve, adesso sì che deve scaraventare il pallone in avanti, il Suio Minturno alla ricerca del gol che può riaccendere qualche speranza in questi ultimi secondi di gara. Se n'è andato già poco più di un minuto dei 4 di recupero decisi dal direttore di gara Emanuel Waldman della sezione di Frosinone. Col tacco Mastroianni, Vuolo, vitale, ancora Vuolo, la mette giù, prova ad andare lui, non c'è tocco di Andreoli, rimessa con le mani per il Suio Minturno. Siamo ai titoli di coda di questa partita. Rossi tocca il suo primo pallone, becca l'arbitro, poi pallone recuperato da Mastroianni, giocato sulla sinistra per Signore. Si riparte da Capitan Franco che la gioca a Mastroianni col mancino, cerca Cenerelli che la stoppa di testa, poi non riesce a liberare bene Esposito e quindi ancora Mastroianni col mancino, una preghiera per Pirolozzi che insegue questo pallone insieme ad Impesi. Ancora Pirolozzi combatte su questa palla, pallone che è uscito, allora il guardaline dava rimessa dal fondo, l'arbitro invece dà il corner con l'arbitro che non si è fidato del proprio primo assistente, molto più vicino nel caso all'azione. Quinto calcio d'angolo del match per il Suio Minturno che prova a riaprirla quando manca poco più di un minuto alla fine del recupero. Pirolozzi dalla bandierina. Palla dentro di petto, mette ancora in corner Schettino. Adesso invece l'arbitro che invece ha chiamato la rimessa dal fondo, ma c'era sembrato netto l'ultimo tocco da parte del numero 6 della Mistral Gaeta. Comunque 40 secondi poco più alla fine del recupero, il rinvio di Cenerelli. Il
non intercettato da Siriscalchi, ma con un braccio, quindi calcio di punizione. Questa probabilmente sarà l'ultima azione del match, 20 secondi alla fine, il rinvio in avanti col colpo di testa di Mattia Mastroianni. Pirolozzi la mette giù, la dà l'altro Mastroianni, quello del suo in turno, che prova ad andare in avanti, pallone recuperato da Esposito, poi Vitale. Vediamo se c'è tempo per questa azione con Leccese d'esterno che la dà per volo, la posizione regolare, limite dell'aria, prova a darla dentro. Esposito arriva finalmente per noi e per tutti gli occupati della tribuna del D'Arcangelo di San Castrese, il triplice fischio finale. Io ringrazio Nicola Dell'Anno alle riprese, finisce 2-0 per la Mistral Città di Gaeta, le reti al 42esimo del primo tempo di Antonio Marciano su calcio di rigore, il raddoppio direttamente da corner, grazie anche al forte vento qui oggi a San Castrese, direttamente da corner, dicevamo, di Emma, finisce 2-0 per la Mistral Città di Gaeta. Io vi lascio alle interviste finali e al dopogara di questa, di questo derby del Basso Lazio disputato in Campania. Siamo a fine partita con mister Gesmundo. Allora, mister, lei come noi ha preso un sacco di freddo, un vento fortissimo, si è visto poco calcio oggi a causa del vento. Quanto per questo motivo sono importanti i tre punti guadagnati sul campo? Tantissimo, anche perché comunque, come ha detto lei, la partita è stata condizionata da oltre dal campo, comunque non in buonissimo stato, soprattutto dal vento. E quindi l'episodio in questo caso ti fa vincere o perdere la partita. Siamo stati molto molto bravi, molto molto attenti, ho chiesto in settimana una partita di questo tipo, non calcolando il vento, quindi il vento è stata una variante, ma i ragazzi hanno fatto veramente bene, hanno risposto veramente bene a questo appuntamento. Abbiamo visto anche lo spirito di sacrificio da parte della squadra che nel corso dei primi 45 minuti, giocando contro vento, ha rinunciato ad attaccare, nel senso che aveva un baricentro molto basso proprio perché magari una folata di vento poteva mettere fuori gioco la prima linea di interdizione o magari il difensore. Sì, appunto. Proprio perché il vento ha condizionato la gara e noi il primo tempo, giocando comunque col vento contro, avevo chiesto comunque di essere molto stretti, compatti, dove comunque non dovevamo concedere una seconda palla. Hanno fatto la lettera i ragazzi, sono stati eccezionali. Faccio veramente i complimenti perché hanno interpretato molto bene la gara, i ragazzi si allenano con grande dedizione, da veri professionisti, e dobbiamo ringraziare la società che non ci fa mancare davvero nulla. Una doppia vittoria oggi per la Mistral Città di Gaeta, perché parlando con Francesco Grasso, il direttore sportivo, prima della partita mi diceva che negli ultimi 5 incontri la Mistral Città di Gaeta non era riuscita a battere negli ultimi anni il Suyo Minturno, uno. Secondo, nel 2019, nelle ultime 3 partite, il Suyo Minturno in casa, giocando in casa, non aveva ancora subito un gol. Beh, sono dati che fanno piacere, però ripeto, le statistiche lasciano il tempo che trovano. E noi, era il mio primo appuntamento qui con la Mistra contro il Suyo, e sapevamo comunque era una squadra importante. Mister Pernice è molto bravo, ha preparato molto bene la partita, ma ovviamente, come abbiamo detto prima, è stata condizionata fortemente dal vento. Ci fa piacere comunque essere riusciti comunque a invertire questa statistica, tra virgolette, e dobbiamo continuare a fare il campionato che dobbiamo fare. A fine gara con mister Pernice. Allora, mister, come si diceva anche con mister Gesmundo, che ha ammesso, dice, a noi è andata bene, ma poteva andare bene come male con questo vento oggi, si è visto poco calcio, si è giocato poco calcio, però la sua squadra ci ha provato, specialmente a inizio partita, poi nel secondo tempo contro vento è stato praticamente impossibile. Sì, l'abbiamo detto dal primo minuto quando siamo scesi in campo, che era una partita da giocare, perché il vento avrebbe poi penalizzato le giocate, soprattutto loro che sono più tecnici e quant'altro. Però poi pronti e via si è cominciati e quindi la partita è stata giocata. Sono stati bravi loro a sfruttare due palle inattive, un calcio di rigore, secondo me un po' dubbio, ma non per la dinamica, perché la palla già sta fuori, quindi sarebbe stato impossibile per il giocatore giocare. E il mio portiere ha messo con tutta tranquillità, non l'ha proprio toccato, vabbè, è andata così. E quindi poi il secondo tempo, secondo me,
siamo andati anche meglio controvento, però loro hanno sfruttato quella palla inattiva, quel calcio d'angolo che il vento ha insaccato all'angolino dall'altra parte. Abbiamo avuto qualche ripartenza buona, però era difficoltoso salire i metri con questo vento. Un allenatore che cosa può dire ai suoi uomini in una giornata del genere con un raffiche di vento violentissime? C'è poco da dire, perché chiaramente devi essere bravo, esperto su queste partite qua. Allora qualche cosa in più ce l'avevo, però è complicato per tutti cercare di mettere già il terreno è un po' particolare, e poi è difficile fare il primo controllo, perché come sapete benissimo il calcio va fatto sul primo controllo, e più delle volte sia per noi sia per loro è stato un po' complicato. Cosa dire? L'impegno è stato buono, la squadra comunque non ha mai mollato, e noi diciamoci che queste poi tra virgolette non sono le partite da vincere, però le devi giocare e l'abbiamo giocato. Mister, grazie e in bocca al lupo. Crepi e viva il lupo. Siamo con il vicepresidente Di Biagio, che ha seguito la squadra in questa trasferta in terra campana. Allora, è stata una domenica particolare, una sfida da due squadre, diciamo del golfo, che si incontrano invece in Campania con un vento fortissimo, al limite della giocabilità. La Mistral è riuscita a portare a casa tre punti fondamentali. Quanto è cambiata questa Mistral nel corso dei mesi? Una battuta, consentitemela, Mistral, vento, oggi insomma ci siamo associati bene noi. Sicuramente dall'andata loro hanno fatto una bellissima partita, anche io ancora ricordo, hanno strappato un punto, anche meritato tra l'altro, perché noi al secondo tempo non siamo riusciti. Oggi, se vogliamo analizzare la partita di oggi, sicuramente il vento insomma è quella che l'ha fatta un po' da grande, sia per noi che per loro. Noi ancora di più abbiamo sofferto, perché anche il terreno di gioco non è che sia, diciamo, al livello di come siamo abituati noi. Però ripeto, era fondamentale, come hai detto giustamente te, questa partita per noi per andare avanti, anche perché adesso a seguire avremo due partite in casa anche di livello, perché verrà il Fiorentino. Però questa era fondamentale per non perdere quel treno, insomma, perché là davanti ancora continuano a vincere tutte quante. E tornando alla tua domanda, sicuramente da quando insomma Gesmundo ha preso questa squadra, tralasciando le prime partite che erano d'obbligo per adattarsi insomma all'ambiente e quant'altro, e poi l'innesto di altri giocatori, sicuramente la squadra adesso ha sicuramente una bella caratura, no? A un certo punto bastava vedere la squadra del primo tempo con la panchina per rendersi conto che squadra che insomma siamo riusciti ad allestire, e soprattutto poi l'armonia che c'è tra tutti i giocatori. Questo è fondamentale, penso, per proseguire. Adesso speriamo insomma di proseguire, perché questa tanto è la quinta vittoria consecutiva, a cui i ragazzi sperano che io gli faccia un premio, ma non ci vogliono almeno 8 partite consecutive, quindi sia ben chiaro per loro. Però ripeto, era fondamentale per noi fare bene, perché il Suio era una squadra ostica, ci ha buttato fuori dalla Coppa Italia come ben sapete, quindi quest'anno, e quindi era opportuno oggi insomma fare bene e andare avanti. Credevamo all'inizio, credo un po' tutti quanti, che forse la partita non si disputava, quindi magari questo poteva far perdere un po' la concentrazione. In realtà la squadra credo che abbia fatto quello che doveva fare anche al primo tempo, subendo molto quello che erano quelle folate di vento, però poi la squadra ha girato, ha fatto bene, e complimenti insomma al mister che ha fatto bene. Anche il Suio credo che ha messo quello che mette sempre in campo, anima e corpo, no? Anche al secondo tempo, nonostante tutto, vento contro, ha giocato a pallone, quindi un plauso anche a loro, perché sicuramente credo che avranno la possibilità di fare bene, di salvarsi tranquillamente insomma. Allora le strappo una battuta barra promessa: se fino a Pasqua si vincono tutte le partite, un piccolo premio alla squadra. Beh, penso che se fino a Pasqua vinciamo tutti, considerato che dopo il 10 di aprile c'è una sosta, vorrà dire che ne mancano 3 alla fine, insomma vorrà dire che siamo messi abbastanza bene, ma magari io lo dico adesso, sì, paghiamo tutto quello che volete voi. Grazie, grazie Presidente.